E se Gesù non fosse realmente morto, fosse solo andato in coma o svenuto? Questa è un'ipotesi che è stata ventilata nei decenni passati, ma è stata completamente accantonata perché evidentemente inverosimile. Punto primo, i romani erano maestri nel torturare e uccidere i condannati a morte e non avrebbero mai permesso che un prigioniero scendesse vivo da una crocifissione, da un'esecuzione capitale. La passione di Cristo inizia nell'Orto degli Ulivi il Venerdì Santo, quando Gesù pregò in preda ad un'angoscia così profonda da indurgli un'essudazione sanguigna, sudò sangue. Oggi sappiamo che deve essersi trattato di un episodio di ematidrosi psicogena, vista in alcuni casi nei condannati nel braccio della morte in prossimità della loro esecuzione. Dunque, il cuore di Gesù era già sottoposto a uno stress psicofisico enorme, aggravato dalle torture che hanno costellato la sua passione. 100 e più flagellazioni con il flagellum romano, questa frusta con più corde al termine delle quali erano situati dei frammenti ossei o di ferro arrugginito che strappavano la carne producendo una perdita di sangue molto copiosa. Le torture si moltiplicano mentre Gesù porta il patibulum, l'asse orizzontale della croce, e cade, viene ferito, percosso, sputato e umiliato, incoronato di spine, inchiodato ad una croce. Come ci spiegano gli esperti di crocifissione, l'agonia in quelle ore è tremenda perché il corpo del condannato si affloscia in avanti, le gambe non hanno la forza di reggere il peso a causa dei chiodi infilati nei piedi e l'intero peso corporeo grava sui polmoni generando un'asfissia e poi la morte. Per verificare che Gesù fosse morto, un centurione tira un colpo di lancia al costato, dal basso verso l'alto, perforando quella che doveva essere una sacca di versamento pleurico e generando, ci dice il Vangelo di Giovanni, un flusso separato di sangue e siero, segno che il cuore di Gesù si era spaccato. All'epoca il trattamento del corpo di un defunto era a carico dei suoi familiari e noi sappiamo che Maria e gli altri parenti e Giuseppe di Arimatea, il notabile che mise a disposizione un sepolcro, il sudario, avevano in mano il corpo di quello che sapevano riconoscere come un uomo deceduto a causa della famosa triade mortuaria rigor mortis, algor mortis, livor mortis. È impossibile che anche qualora Gesù fosse miracolosamente sopravvissuto, 3 giorni dopo poteva trovarsi in piedi, gloriosamente risorto, e convincere gli apostoli sconfortati, distrutti, disillusi e annientati da questa fine ingloriosa che lui era il grande e glorioso figlio di Dio, risorto dalla morte, re del regno dei cieli. Un uomo in condizioni disastrose, bisognoso di cure mediche, dissanguato, non avrebbe mai potuto persuadere gli apostoli di essere il figlio di Dio. Questo Gesù, Dio l'ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Pietro, Atti 2:32.